Buongiorno, buongiorno a tutti. Diamo avvio alla seconda giornata con la terza sessione di questo convegno, il terzo convegno di direzione di coro e canto, lo strumento coro dirigere e cantare. Ieri abbiamo avuto una prima sessione dedicata alla ricerca, in particolare alla ricerca musicologica. Nel pomeriggio abbiamo avuto approfondimenti legati alla direzione, alla tecnica della direzione, al canto e in particolare tutto quello che sta nel percorso di ricerca del centro a livello vocale, a livello di direzione, a livello di prova del coro. Questa mattina invece abbiamo una terza sessione e una quarta, quindi sono due sessioni un pochino più brevi, che toccano l'argomento della la prima, il rapporto tra canto popolare e oggi anche, parleremo poi alla fine anche di vocal pop, nel rapporto tra l'originale e la versione artistica, tra la tradizione e l'innovazione. E quindi il senso del tradire un originale o il senso del tramandare, che comunque vuol dire portare avanti e quindi portarlo a un cambiamento. Ma di questo parleranno i nostri ospiti. Abbiamo Elide Melchioni, abbiamo Federico Bonato, Nico Sbetti e Maurizio Saccuegna, che ci parleranno con diversi argomenti di questo. La seconda parte, cioè la quarta sessione, invece toccherà il tema della coralità giovanile, come si avvicinano i giovani al coro, cosa cerca chi studia in conservatorio, cosa può studiare chi fa il conservatorio, come può migliorare il proprio percorso attraverso il coro, ma anche il tema del repertorio, del cosa cercano i giovani oggi nel canto corale. Partiamo la terza sessione con Elide Melchioni, che accogliamo con un applauso. Elide è direttrice di coro, è ricercatrice, etnomusicologa, è anche strumentista. L'ho incontrata, io ero in giuria a Vittorio Veneto, dove il suo gruppo ha raggiunto un ottimo risultato. E lì abbiamo visto con la giuria che era presente i frutti di un percorso molto interessante, un percorso di studio. Un percorso quindi di approfondimento etnomusicologico che diventava però azione e performance artistica. Quindi l'abbiamo chiamata proprio per affrontare questo tema dallo studio scientifico e dalla ricerca etnomusicologica alla performance. Grazie, Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per queste belle parole di introduzione. E mi fa molto piacere essere qui invitata dalla Fondazione Guido d'Arezzo e naturalmente da Lorenzo Donati perché la possibilità di poter parlare di quello che è l'argomento che mi sta a cuore da una vita, ovvero del collegamento tra le fonti. Ieri tanto si parlava di fonti per quanto riguarda la musica antica, ma si parla, si può e si deve parlare di fonti anche per quanto riguarda la musica di tradizione orale. Allora, questo titolo è molto bello, Tramandare e innovare, dall'approccio etnomusicologico al concerto. Intanto io vorrei non dare delle risposte, ma, come dire, suggerire moltissime domande. È fondamentale porsi delle domande per sapere cosa si fa, cosa si vuole fare e dove si vuole andare. Prima cosa, osserviamo tutti che in Italia c'è un grande interesse per quella che viene definita in senso molto lato musica di tradizione orale. Conosciamo tutti tantissimi cori che fanno repertori di montagna, Vedi, Sat, da un secolo a questa parte in poi, oppure un repertorio iper-regionalizzato, come per esempio tutto il mondo sardo, che ha una connotazione molto chiara e specifica e che si è mossa in quel senso, oppure appunto melodie tradizionali con arrangiamenti di ogni tipo, e brani d'autore, le cosiddette canzoni romane, napoletane, toscane, eccetera, eccetera.
fino anche a quello che è un fenomeno molto interessante, l'invenzione della tradizione. Faccio un nome per tutti, anche qui so che potrò creare degli scandali, Beppi De Marzi, che ormai è considerato tradizionale, ma quando naturalmente per la sua formazione artistica, culturale, è un compositore che non ha a che fare con la musica di tradizione orale. Quindi probabilmente dobbiamo farci delle domande, ma cosa intendiamo per la musica di tradizione orale? Cosa è popolare, cosa no? Intanto una cosa, un aspetto molto importante, in italiano col termine popolare si tende a mescolare un po' molte cose, molti aspetti, dal punto di vista linguistico proprio. In inglese ci aiuta la divisione folk and popular, no? Popular è tutto ciò che ha a che fare con la, per esempio, anche il pop quello di adesso, dei ragazzi, diciamo così. E folk ha a che fare con ciò che è la musica di tradizione etnica. E l'oggetto che mi sta a cuore e che in qualche maniera dà il titolo a questo primo intervento è proprio l'etnomusicologia. Intanto quindi identifichiamo subito cosa intendiamo per etnomusicologia. Vorrei in questa mezz'oretta proporvi anche degli ascolti di quelle che sono le fonti ormai storicizzate e qualche ipotesi di, come dire, rappresentazione con cori, con gruppi solistici, con insomma altre esperienze. Intanto un assioma, l'etnomusicologia è tutto ciò che si occupa, è la disciplina che si occupa della musica che viene tramandata oralmente. Niente di scritto se non a posteriori eventualmente, no? Tanti etnomusicologi si occupano di trascrivere, ma l'oggetto della musica di tradizione orale è un oggetto appunto di tradizione orale, tramandato di padre in figlio. Spesso si può andare indietro davvero di molti secoli, perché se, come dico dopo, associo la parola tradizione e tradimento, perché hanno la stessa radice etimologica, che vuol dire consegnare, andare oltre. La tradizione è sempre stata tradita, non esiste la tradizione immutabile, la statua immobile, il brano che in assoluto deve essere sempre... No, la tradizione è sempre stata tradita, certo in passato a piccolissimi, con piccolissime variazioni che nel tempo modificavano quel repertorio o quell'altro. Adesso naturalmente con la rete, gli studi, i cambiamenti sono molto veloci, per quello ci sono sempre i puristi, ah no, la tradizione, ma la tradizione sappiamo è un simbolo in qualche maniera, la tradizione deve essere tradita, se no non è neanche più tradizione in qualche maniera. Quindi con questa premessa che la musica è davvero etnica, perché ecco diciamo che in Italia con la nostra ambiguità terminologica, se vogliamo definire l'oggetto di questo intervento, è la musica etnica o di tradizione orale. Per facilità possiamo usare anche popolare adesso, giusto per capirci. Però con questa premessa capiamo che quello che noi intendiamo repertorio di tradizione orale forse è molto meno di quello che leggiamo sulle brochure dei concerti, no? Che non è mica una critica, è semplicemente una oggettivazione. Per fortuna che appunto il tradimento ci viene incontro e quindi il famoso brano di ispirazione mette un po' tutti d'accordo. Quindi l'importante è capire qual è la radice, diciamo così, e capire quali sono le fonti. Ieri si è tanto parlato di fonti scritte. Se la musica di tradizione orale è per sua natura effimera, orale, non abbiamo fonti scritte prima che qualcuno le scriva, ma ci interessa il dato sonoro, il dato dell'ascolto. Anche perché la differenza davvero sostanziale tra il repertorio scritto, colto e il repertorio di tradizione orale non è soprattutto nel dato sonoro, che è un dato di timbri altri, di sonorità e di voci, per quello che ci interessa, altre. Vedete che io cito qui sopra l'Italia, il patrimonio etnofonico più ricco del mondo, la cultura accademica, cioè l'università, si accorge dell'altra musica. L'altra musica è la citazione di un testo di Roberto Lei, di uno dei padri dell'etnomusicologia italiana. Proprio c'è una alterità, quindi non possiamo paragonare la musica di tradizione scritta con quella di tradizione orale, con gli stessi canoni. Se no diremmo, ma è stonato, ma va fuori tempo, ma che schifo. È proprio l'approccio che deve essere
profondamente diverso. Quindi altri suoni, altre modalità espressive e soprattutto per quanto riguarda la voce, altri contenuti vocali. Ascoltiamo, liberatevi e liberiamoci a partire anche da me da pregiudizi di ascolto. Teniamo conto di ascoltare appunto un qualcosa che viene da molto lontano, come di fatto è. E come appunto ricordo qua, è davvero il modo di cantare che fa la differenza. E vorrei proporvi qualche ascolto. E sentirete voci tirate, voci che rasentano quasi il limite, voci che potremmo definire sguaiate, sgraziate, ma che per quello scopo, per quella funzione, sono perfette. Non a caso ricordiamoci che nell'ambito della musica di tradizione orale, il portavoce, cioè il cantante, quello che si va in giro nei paesini, piccola premessa, mi sto riferendo ora all'Italia, perché sennò diventerebbe un discorso infinito, ma nei paesi, soprattutto nel sud, ma anche in tante altre parti dell'Italia, se uno gira e dice anche a un bambino, scusa, ma chi è che canta bene? Te lo sanno indicare, perché il cantante di tradizione è riconosciuto, è il portavoce e quindi deve cantare forte, non esiste il piano, non stiamo a fare delle quisquilie, si canta forte perché bisogna farsi sentire. Allora, comincio con un brano molto affascinante, a mio avviso, oddio, il mouse, eccolo, che ha a che fare con una mia ricerca personale nel Salento. Lara in guscio, che ci siamo anche incontrate per caso quasi quest'estate, spero che apprezzi questi non riesco, scusate, ho perso la pagina, questa l'abbiamo già messa. Allora, gli Ucci sarebbero una coppia di cantanti, Antonio Antonuccio Uccio, entrambi dello stesso paese, Cutrofiano, provincia di Lecce, nel capo di Leuca. Tutta la vita... terribile, giusto per contestualizzare, è una coppia di tenori, potremmo definirli. Questo è un canto dei trainieri, dei carrettieri, che dovevano cantare a voce alta di notte, all'alba, perché viaggiavano di notte per evitare il caldo, e si tenevano compagnia di strada in strada, spesso percorrendo vie parallele, uno davanti e uno di dietro, e quindi con una serie di ho perso il sonno, i miei occhi hanno perso il sonno, andando e venendo con questo cavallo, e quindi richiami alla bellezza del cavallo, la bellezza della donna, il capello, eccetera, eccetera. Ascoltate, io vi suggerisco il timbro e la modalità espressiva di questi due cantori. E a Giubesi Lusano, Casellacchi Neri, Cascendo Belendu, Passando Vecquai. Scusate, se no non riesco a farvi ascoltare altro. E vedete che questa voce deve essere tirata, molto esposta, micro variazioni che devono dare conto del fatto che io devo essere più bravo di lui, beh certo, e quindi una continua sfida e ricerca di un elemento timbrico di suono che renda la mia voce quando una voce è unica, ecco, scusate, una voce unica. I cantori non vogliono assomigliare una voce all'altra, mai sia, perché vorrebbe dire omologazione. E
è lo stesso discorso per cui i primi musicisti jazz non volevano essere registrati, perché sennò dicevano: per carità, se mi ascoltano mi possono copiare. Stesso discorso, bisogna essere unici, e questo è un aspetto molto interessante che però difficilmente si scontra, si combina con l'argomento coro. Il coro siamo in tanti, come facciamo? Allora, volevo farvi sentire un altro ascolto prima di passare a quello che il mondo colto ha cercato di fare. Abbiamo sentito due uomini, sentiamo alcune donne, le famosissime mondine. Queste sono le mondine, sono tutte registrazioni degli anni 50 queste. Voce tiratissima. Qui abbiamo tre voci. Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento. Il basso. Perché non... prima voce, seconda. Senti che aria ridida. Faccio principale, poi ve la punto. L'aria di questo mare. La barca è tutta umida. Non si può più remare. Cioè ti fanno friggere le orecchie. Come vedete, il battimento, quello che noi percepiamo come qualcosa di stonato, è assolutamente intenzionale, cioè è voluto, è bello, perché ricordiamoci che quando le note non sono perfettamente intonate, percettivamente forano, vanno bucano, e quindi anche un piccolo gruppo può sembrare un gruppo invece di numero grande, e questo era quello che piaceva. Ma quindi, di queste voci così particolari, che possono non piacere, io mi rendo benissimo conto, cosa ce ne facciamo? Prima si parlava delle fonti, vi faccio sentire un ultimo ascolto, questo è straordinario, di questi archivi, fonti storiche. Questo addirittura è una teca della RAI, quindi chi volesse può trovare non so quanti ascolti storicizzati dell'archivio Lomax. Alan Lomax, questo etnomusicologo americano che negli anni 50 è venuto in Italia, e per fortuna nostra, perché è stato il primo che ha fatto un'indagine di una campagna di registrazione incredibile, migliaia e migliaia di brani, di ascolti e di foto anche, che quindi fanno vedere in funzione quello o quel canto. Io ho scelto la Basilicata, è difficile scegliere, sono tutte cose straordinarie. La provincia di Potenza, perché ho scelto la Basilicata e la provincia di Potenza? Perché qui si va nelle comunità di etnia linguistica diversa. Ricordiamoci che l'Italia, per la sua tardiva unificazione nazionale, per appunto, se ancora adesso parliamo una ventina di dialetti e forse anche più, figuriamoci negli anni 50, quindi il primissimo dopoguerra arcaico, in cui l'emigrazione verso le città del nord e verso, ditemi se vedete Potenza, ah ecco, grazie, che bello, vedete quanti ascolti sono, centinaia. Ecco, ho scelto questo ascolto della Basilicata, qui si va nelle montagne, nei paesi che si chiamano San Paolo Albanese, San Costantino Albanese, e ci ricordano il nome di questo paese ci ricorda che in questa regione, in Basilicata, esistono parecchie migliaia di Arbresh, ovvero albanesi che vivono in Italia, in quelle zone da 5 secoli, e che come se fossero rimasti congelati quasi in una bolla spazio-temporale, anche musicale. Ascoltate e ditemi se non vi sembra Bartok. Oh, settimane, Roma e Maltese.
assolutamente incredibile pensare che siamo in Italia, ok? Nel mondo del Do Mi Sol, e a un certo punto sentiamo cantare dei cantori di tradizione con delle seconde che poi alla fine concludono sull'unisono, quindi non è un errore la seconda, è proprio una scelta, più che altro non è una scelta, è un portato culturale. Solo un attimo di questo frammento. C'è di tutto e di più, di tutto e di più. Bene, e a questo punto, una delle domande è, perfetto, interessante questo repertorio pure, per carità, ma cosa ce ne facciamo? Cosa possiamo farcene? Allora, c'è chi, come per esempio, diciamo, sull'onda di quello che è stato chiamato il folk revival degli anni 60-70, che ha portato poi l'istituzionalizzazione dell'etnomusicologia nelle facoltà universitarie, anche in ambito colto, per esempio Luciano Berio si è interessato molto a riproporre quel modo esecutivo. Ascoltiamo per esempio dalle folk song famosissime un brano brevissimo, Alla Feminesca, è un brano siciliano dove qui canta proprio l'allora moglie Katie Berberian con questa modalità assolutamente tradizionale. Pensiamo al verismo, Tosca, questo è il bacio di Tosca, muori dannato, muori, cioè questa modalità di arrivare vicino al parlato, vicino al gridato, oppure sempre nel verismo la serenata bellissima di Turiddu che canta sotto all'alba fuori dalla finestra di, come si chiama, Lola. Cioè anche il mondo dell'opera, già prima di Berio naturalmente, aveva preso a prestito delle melodie tradizionali inserite o un modo di cantare che potesse essere più vicino a un parlato, gridato, per questioni espressive, ecco, espressive. Perché, come ci diceva all'inizio, l'aspetto della comunicazione e del modo con cui vogliamo comunicare un messaggio, visto che la musica in sé è semplicissima, i canti delle mondine sono delle triadi semplici, cioè sono tutti brani come scrittura estremamente semplici. La grande differenza è appunto il modo, come rendiamo, con quali sonorità. E quindi, ta 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 ta, come poter avvicinarci? Quanto tempo ho, Lorenzo? Meraviglioso. E allora, me ne faccio sentire un altro, sempre negli anni 60, le folk song sono del 64, nel 67 invece Festival di Spoleto viene presentata alla Gatta Cenerentola, Roberto De Simone, grandissimo musicista colto, appassionato di musica di tradizione orale, che scrive questa opera, una vera e propria opera in musica ispirata alle novelle, alla favola del Basile, dove mette in scena una opera, proprio personaggi, la piccola orchestra, dove però i cantanti sono tutti cantanti con un'impostazione tradizionale. Quello che adesso stiamo per vedere è l'inizio. Ah, bellissimo. Allora,
una donna vestita di nero, quindi in lutto, canta esci sole, facci... fai uscire questa giornata. Ricordiamoci che appunto, e lo vedremo dopo, ma ve lo anticipo a questo punto, quale può essere, cioè, il grande fascino della musica di tradizione, quello che colpisce l'ascoltatore, quello che spesso genera l'emozione, è andare a toccare degli archetipi che sono dentro ognuno di noi, la sofferenza, chi non l'ha provata, che voglio dire. E quel tipo di archetipo ci tocca sempre comunque. Sentiamo questa voce fantastica, secondo me, che una donna in lutto che dice sole, esci e facci, cambia la giornata. Rispetto a cosa fare con questo repertorio in altri ambiti. Allora, dove siamo arrivati? Scusate, mi sono persa. Avviciniamoci a quello che è l'oggetto forse del nostro interesse. Cosa fare con un coro? Perché appunto abbiamo visto tante voci soliste, oppure armonizzazioni chiamate spontanee, quelle a tre voci, le mondine o altre situazioni. Secondo me, la mia piccola e personale esperienza è proprio nel modo che possiamo cambiare. Se un direttore, perché è chiaro che deve partire dal direttore, è interessato a cercare di avvicinarsi a quel modo, bisogna osare e appunto agire questo archetipo che troviamo nei brani. E quelli più facili, è più facile forse trovarlo nei brani appunto di carattere che hanno una qualche collegamento con il rito. I brani rituali, le processioni, le invocazioni, hanno sempre una fortissima carica emotiva che risuona dentro di noi, anche se siamo lontani anni luce da certe situazioni, ma c'è veramente un qualcosa di profondo che in qualche maniera arriva. E come possiamo fare a realizzarlo? Cioè, bisogna intanto cercare di liberare fisicamente i coristi. Mi collego con tutto quello che ho sentito ieri, che si diceva riguardo appunto alla fisicità, alla tenuta del corpo di chi canta. Il corpo deve essere un corpo libero che diventi canale per far uscire ciò che è dentro di noi da secoli, magari manco lo sappiamo. Faccio un esempio. Allora, aspettate, mi sono persa. Dov'è? Ah no, c'è il mouse. Allora, per esempio, chi siamo noi? Sì. Allora, questo è un piccolo frammento di un lamento, non vi faccio sentire l'originale perché non abbiamo tempo, di un brano della liturgia, un brano paraliturgico, ovvero non è il testo della sequenza dello Stabat Mater, no? Non è questo, scusate. Un brano che si chiama Passione di Diamante, ovvero un brano della liturgia
un brano della paraliturgico della Settimana Santa. Non è il testo dello Stabat Mater, non è la sequenza dello Stabat Mater, non è in latino, ma è in dialetto calabrese, e però chiaramente i riferimenti sono questi. I riferimenti... dove è andato quell'altro? Scusatemi. I riferimenti... eccolo qua. Di contenuto sono gli stessi. Il brano comincia con «Oimè! Chi mi consola in un così grande dolore?» Un lamento. Quindi... Stabat Mater dolorosa è già presente, no? Compito. Declamato, c'è un testo che viene raccontato, stava la madre piangente. Nella pararliturgia bisogna partire dall'emotivo. La donna che comincia grida come se fosse un lamento funebre. Di fatto è Maria che piange sotto la croce. Qui siamo, è un cellulare, quindi avete pazienza. E questo è il mio coro. E le donne che interpretano le tre Marie sono vestite e agiscono, cercano di portare in tutti i modi, vocalmente anche con una movenza scenica che però non deve essere affettata, capite? Sennò diventa le belle statuine. Bisogna sentirlo dentro e la voce cambia, non c'è storia. Sotto Bordoni. Terminato il tempo. Non c'è una... Un minuto. Per finire, che sennò sembra che facciamo solo cose tristi, noi che facciamo, ci occupiamo di musica di tradizione, vorrei finire invece con un qualcosa di più, come dire, gioioso, ovvero con una, appunto, quella che secondo me potrebbe essere una terza via, una modalità, quella di riproporre la musica tradizionale. Qui stiamo per vedere invece un concerto all'aperto, un pezzettino di un concerto all'aperto, e sentirete un brano di Rosa Balistrieri, un frammento di un brano di Rosa Balistrieri, Cuti Ludissi, brano bellissimo, e poi siete tornati stendo. Prima morì, lo figlio.
Grazie a Elide Melchioni per questo interessante guarda, è arrivato anche un allievo della nostra scuola che viene proprio dalla cultura Albrecht di cui tu hai parlato. Sì, ora è la Oreste Calabria, che è un allievo che non ti ho interrotto prima, ma ho conosciuto proprio a Cosenza e lui mi ha portato nel paese dove vive e hanno proprio ancora si parla questo dialetto del albanese. Sì, ha parlato, non l'hai sentito, però ha parlato di alcune comunità. Grazie Elide. Siamo partiti da Elide Melchioni, che è una studiosa, ha lavorato proprio come musicologa, come etnomusicologa, sullo studio e sulla ricerca, e ha parlato in maniera molto interessante, breve, sintetica, ma efficace, di quello che è stato anche il rapporto con l'invenzione della tradizione. È una situazione molto particolare quella che accade in ambito trentino, quella di essere passati da canti tradizionali, canti popolari, a uno sviluppo di una tradizione importante, in cui ormai nuove produzioni compositive sono nella stessa linea di quelle che erano le elaborazioni più spontanee, e quindi si sta allargando un repertorio che ha creato una tradizione, ma che non sempre ha dei legami con il canto popolare diciamo originale. Abbiamo Federico Bonato, che è trentino, che lavora e ha lavorato in Trentino nell'ambito del canto popolare, e da questa esperienza poi è andato avanti per un'evoluzione non solo nel canto popolare, ma facendo evolvere i propri coristi verso una tradizione diversa, totalmente nuova, che è quella del vocal pop. E quindi ora ci racconta questo dal popolare al pop, un incontro possibile. I coristi che si sono pian piano reinventati, passando da cantare la Montanara a cantare canzoni di Battisti o di altri autori. Lui poi ci lancerà alla fine una collaborazione con il collegamento con il prossimo, con il successivo relatore, che sarà Nico Sbetti, con cui collabora e con cui hanno fatto un progetto molto interessante. Quindi accogliamo Federico Bonato, grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie Lorenzo, grazie alla Fondazione per l'invito. È un piacere essere qua oggi a parlare di questa mia esperienza. Dal popolare al pop, quando mi è stato proposto questo argomento, ho pensato cosa potevo dire. Alla fine è la storia della mia vita, quindi ho cercato di prepararmi un intervento che sia più una testimonianza piuttosto che un'esaltazione del mio ego, cosa che non mi interessa assolutamente. E quindi ho detto: come possiamo fare? E quindi mi è venuta questa idea di leggere il titolo al contrario. E incontri possibili, quindi vi parlerò oggi di personaggi importanti che nella mia vita hanno cambiato quella che è la mia linea artistica, o perlomeno hanno aiutato questa evoluzione, che poi sia dal popolare al pop o dal sacro al popolare, poco cambia. L'importante è lasciarvi un segno, soprattutto ai direttori, nuovi direttori della scuola, di come nella vita artistica di un direttore gli incontri siano essi musicali, di persone, di repertori, di spartiti, singoli spartiti, possano cambiare la strada di noi direttori, anche se 90 su 100 è la strada che trova noi. Però la sperimentazione, la condivisione sono sempre cose da tenere vive e molto importanti. Quindi, dicevamo, l'evoluzione mia da corista a direttore di un coro popolare. Come diceva Elide, cos'è il popolare? Io popolare non mi piace come termine. Mi metto i 30 minuti, Lorenzo, se no arrivo domani mattina. 29, ok, vabbè.
Per me popolare non è una definizione giusta, ma preferisco chiamarlo coro di derivazione popolare, che è comunque una passione che continuo a coltivare attualmente ancora con, dirigendo un coro di questo genere, ma voglio farvi capire soprattutto quanto per me, come per, potrà essere per chiunque di voi, sia importante, siano importanti questi incontri che si fanno durante questo percorso, e siano essi appunto persone, brani, come dicevo prima. Permettetemi subito di dire che per trovare una strada bisogna sperimentarne diverse, e quindi piccolo momento emozione, la prima immagine, cominciamo col mio primo incontro, primo e ultimo momento emozione, il mio primo incontro e il mio primo luogo, questo è per me un luogo molto caro, è la cantoria dell'arcipretale del mio paese, Roncigno Terme, in provincia di Trento. E il primo incontro è stato in questo luogo e con mio padre. La cantoria del mio paese, quindi, è un luogo fondamentale per me. Io qui sono diventato cantore all'età di 4 anni, con mio padre che dirigeva questo coro parrocchiale, e qui nasce la mia passione per la musica, qui divento direttore per necessità a 16 anni perché è venuto meno l'organista, mio padre è passato alla panca e io al tempo si diceva giravo la polenta, dirigevo proprio da autodidatta, e qui divento anche, dopo la scomparsa di mio padre, accompagnatore all'organo per le messe, no? Non dico organista perché offenderei gli amici. E quindi prima parte emozionale di questo intervento finita. Ora passiamo al vero. Faccio solo un accenno alla coralità trentina, chiaramente è il mio habitat naturale, però la coralità trentina non è solo coro della SAT, come vedete da questo breve riassunto, il Trentino ha 540.000 abitanti e 198 cori attualmente iscritti alla federazione, di cui 80 sono i cori popolari maschili, ma poi ci sono 64 cori misti, 10 cori femminili, 16 cori giovanili e 29 cori di voce bianca, per un totale di 5.800 coristi impegnati in questa attività. Quindi voi capite che il 12% della popolazione trentina è impegnata nella coralità. Quindi per noi trentini è un ambiente molto importante. Voglio dire che chiunque abbia un parente in un coro, prima o poi ci capita. Eccoci qua. Thank you.
sensazione che avevo era quella di essere una pentola a pressione che stava scoppiando, per farvi prendervi l'idea. Grazie a questo coro ho avuto la possibilità, che penso non avrei avuto semmai, di girare l'Europa, di girare il mondo. Abbiamo fatto molti concerti in tutta Europa e nel mondo. E la mia testimonianza vuole anche essere una cosa, vuole farvi capire anche che non sempre in un coro ci sono momenti facili, ci sono anche momenti difficili. Infatti, oggi dico che è a causa della mia scarsa formazione, era a causa della mia scarsa formazione in materia di conduzione di compagini corali. Quindi mi assale un periodo di crisi, e la forte tentazione di accettare la spugna, ma proprio in quel periodo si vede che io continuassi a dirigere, si materializza quello che è il mio primo incontro importante, forse il più importante a posteriori della mia vita, ed è questo signore qua, quello più grande, che si chiama Mario Lanaro, maestro vicentino, che molti di voi sicuramente conoscono. Io lo conobbi invece in un corso residenziale per cori organizzato dalla Federazione dei Cori del Trentino a Levico Terme nel 2003, non lo dimenticherò mai. E scusate se lo specifico, ma uno dei messaggi che volevo far passare è non snobbare questo tipo di formazioni. È un bene che ci sia una scuola per direttore di coro, è un bene che ci sia un'accademia, ma anche le formazioni residenziali, ora per essere più attuali, si chiamano anche masterclass, e quindi non snobbiamo questo tipo di formazioni, perché comunque riusciamo da qualsiasi tipo di formazione a portare qualcosa di bello a casa. Questo era il mio primo incontro, forse con un musicista vero e un direttore vero, e mi ricordo che per due giorni pendavamo tutti dalle sue labbra, e la faccio breve, alla fine io al fine di questo corso andai da lui, non lo conoscevo, e gli dissi proprio: maestro, se tu hai voglia, io ho capito che da te ho molto da imparare. E da lì quindi è nato questo rapporto, inizialmente chiamiamolo allievo insegnante, ma poi è diventato un bel rapporto di amicizia e di collaborazione anche poi per quello che riguarda il percorso dei miei cori. Durante questo percorso con lui ho conosciuto non esclusivamente dal vivo, ma per la mia formazione degli incontri molto formativi. Primo fra tutti mi ha fatto conoscere il maestro Celibidache. Maestro Celibidache, del quale io non conoscevo nemmeno l'esistenza, ma ho sposato subito la tecnica di direzione basata sulla pulsazione. L'ho fatta mia subito, e poi tramite anche la passione di Celibidache per gli studi sul buddismo, sullo yoga, ho generato una mia idea di interpretazione e di esecuzione di un brano basata appunto sulla pulsazione naturale che esiste in ognuno di noi, che è quella del cuore. Adesso Walter Marzilli venerdì sera mi ha fregato perché ha detto che il cuore batte in tre, è vero, però passatemi questa idea fumettistica del cuore che batte in uno e ci aiuta ad eseguire la nostra musica con un certo tipo di passione. Da qui, se vogliamo, comincia la mia evoluzione pop. E ho cominciato a frequentare la produzione di Beppi De Marzi e di Malatesta, che sono gli altri due che vedete nella foto, e mi ha portato questo studio ad apprezzare apprezzare tutto la loro produzione, però nella fattispecie alcune elaborazioni che per ritmo e onomatopee del testo riconducono la musica leggera. Ecco, questo è il CD che ho pubblicato con il coro Santo Osvaldo. Speriamo che funzioni Spotify, altrimenti sì, perfetto. Questo classico jazz, io ho già sentito.
nemico dei cori popolari. Sempre in questo progetto suonare la voce, ho inserito che questo sentire un pezzetto, dura 6 minuti, mi sembra esagerato. Questo è il mio attuale coro. Coro Torrefranca di Mattarello, Trento. In un brano meraviglioso di Giorgio Susana. Io resto qui, addio. Questa mia passione primordiale, anche se ho cominciato comunque anche con loro ad inserire qualche brano di leggera in repertorio, perché è un vizio, è una continua sperimentazione, quindi è bello lavorare con loro, è bello perché grazie a loro e alla loro continua voglia di migliorare.
questo momento ho fatto un incontro molto importante che mi ha dato altra carica, ed è quello col maestro Giorgio Larker, grande maestro di coro trentino, musicista. E con lui da qualche anno sto affrontando un percorso di studio di tecniche di vocalità, ma sempre mirate all'applicazione su coro e sul mio gruppo vocale, nell'intento di trovare il miglior suono che lo strumento coro possa emettere. Voi capite che questo tipo di incontro ha generato un'ulteriore carica positiva in me, quando ho capito che potevo ricavare diversi tipi di suono in base al repertorio che decido di affrontare. E quindi l'evoluzione, questo incontro è avvenuto 3 anni fa, possiamo dire, quindi è da 20 anni che dirigo cori, e quindi potete capire che comunque il percorso non è mai finito, è sempre in fieri, quindi bisogna sempre essere sul pezzo, come si usa dire in questo periodo. Torniamo un attimo a Malatesta, De Marzi, repertorio, musica leggera, passaggi. Mentre sto affrontando questo tipo di repertorio, con un gruppo di amici che facevano parte di quel mio coro popolare, decidiamo di affrontare parallelamente all'attività principale lo studio di repertori diversi. Per qualche anno ci dedichiamo allo spirituals, repertorio spirituals, e al bluegrass, tappe che poi risulteranno fondamentali per una formazione pop. Vediamo se questo funziona. Qui abbiamo ancora un esempio di passaggio al pop mantenendo caratteristica di coro. Dei King Singers e degli Alti e Bassi. No, 10 mi diceva questo, devo correre. E questo arrangiamento degli Alti e Bassi. Only you can make this world right. Che era l'arrangiatore, piccolissimo dettaglio. E quindi, vabbè, avete già capito di chi sto parlando, in questo caso c'è anche scritto, però lui lo sa, io lo definisco così. Lui è una persona che secondo me conosce la musica da Bach a Led Zeppelin con tutto quello che c'è dentro e anche fuori. Quindi la scelta è stata abbastanza facile, nel senso che ci siamo scelti un po' a vicenda, lui ha accettato questa sfida e ci ha elaborato questi 10 bellissimi pezzi che trovate anche su Spotify, come potete vedere se volete ascoltarveli. Intanto magari uno ve lo faccio sentire, perché Lorenzo mi ha cazziato 5 minuti. Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, cerco un po' di blu, dove il blu non c'è, dove il blu non c'è, sento solo freddo, tanto freddo.
fuori e dentro me, fuori e dentro me. Il sogno California, California, e un giorno io verrò. Entro in chiesa là, io cerco di pregare. Un attimo, ho incontrato anche sulla mia strada un'altra persona importante, della quale non tesserò le lodi oggi, anche se se le merita, solamente per il fatto che tutti lo conoscete ed è qui vicino a me. Sto parlando di Lorenzo, e che ringrazio sempre per avermi anche chiamato in diverse volte. Difatti, grazie a lui, con il nostro gruppo, ma anche con il coro, abbiamo fatto una grande cosa in Trentino e siamo riusciti a portare la musica popolare, ma anche il vocal pop, all'interno del conservatorio, grazie ai suoi mondi corali. E poi noi, tra l'altro, siamo riusciti anche ad esibirci 2 anni fa qui all'Internazionale, e quindi sicuramente il mio grazie va anche a te, Lorenzo, sei stato un incontro fondamentale della mia carriera. Ho finito. Progetti per il futuro. Devo citare l'ultimo incontro importantissimo avvenuto, diciamo, l'anno scorso artisticamente, che è quello col maestro Armando Franceschini. Quest'ultimo incontro, se vogliamo, per me che sono Trentino Doc, riassume tutto il senso del mio intervento. Quindi il grande musicista classico, popolare, pop, jazz, lui ha lavorato anche con Gino Paoli, Lucio Dalla, quindi è veramente un musicista completo, tra l'altro è stato anche direttore del Conservatorio di Trento, che incontra l'appassionato come me, perché io sono un appassionato, un amante di musica pop, e si mette con entusiasmo a disposizione per la realizzazione degli arrangiamenti del prossimo progetto, che vi anticipo verterà sulla scuola genovese, quindi rimaniamo comunque in Italia. E questo alla fine mi porta di suggerirvi di non dare mai nulla per scontato, di non porvi limiti e di mettervi sempre in gioco. Vado a concludere con una ultima immagine, che è questa. E forte di questa mia ultima affermazione, cito brevemente questo progetto nato in fase di lockdown su sollecitazione di Lorenzo e a favore di quella bellissima iniziativa che è stata ed è coronline.it, e forse qualcuno ha avuto occasione di vedere qualche puntata di questa mia rubrica Quarto d'ora, proprio per dire l'importanza della rete. Se voi fate un rapido scan della foto, di questi sono tutti quelli che ho intervistato nella prima edizione, partendo tra l'altro dal nulla, ma uno alla volta ho contattato tutta questa gente, che saluto e ringrazio se ne avrò l'occasione anche personalmente di nuovo, e ho ricevuto dei feedback da loro che mi hanno fatto molto piacere, ma stiamo parlando di, brevemente veloce, Ciro Caravano, Andrea Gambetti, Fausto Caravati, patron di Sole Voci, Dodo Versino, il Lorenzo Fattambrini che è qui davanti a noi, Chicca Basile per dire è l'unico soprano italiano che sta cantando ora negli Swingle Singers, quindi poteva dirmi Federico Bonato chi sei, quindi, ma è stata molto molto preziosa. Giorgia Renostro, tra l'altro membro delle Women of the World, advisor di casa, la Contemporary a Cappella Society, che è l'organo più importante negli Stati Uniti, che raggruppa i vocal pop. Alberto Schiro, Andrea Figallo, anche lui cantante, producer, Flying Pickets, Wilson Wise Guys, Marco Carnaroglio, tecnico del suono, Andrea Trevisi, patron di Viva Voce. Quindi personaggi che nel vocal pop hanno da dire la loro. E quindi le relazioni, l'importanza, le relazioni, coltiviamole, alimentiamole. Bene, ci sono, Lorenzo, 15 secondi, ho finito. A questo punto vi ringrazio chiaramente per l'attenzione, non era scontato avere la vostra attenzione. E vi lascio, il leitmotiv di questi giorni sono state tra le altre cose, mi è piaciuto molto le citazioni, giuro che non l'avevo, non l'ho fatto apposta, l'avevo preparata. Io ho portato una citazione semplicissima che è stata sempre attuale in tutta la mia vita, non solo artistica, ed è di una piccola signora alla quale ho voluto tanto bene, che è mia nonna Maria, che diceva: chiedere è lecito e rispondere è cortesia. Non è così scontato, però mai demordere di fronte al primo scalino di crisi o di timore. Ecco. Quindi a questo punto, vabbè, se volete approfondire o avete curiosità, sono a disposizione, mi trovate sui social oppure anche qui fuori dopo. E per concludere e lanciare questo gancio, faccio partire questo video che ve lo faccio vedere. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sono.
mese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. E per citare i Blues Brothers, siete un pubblico meraviglioso. Grazie a Federico Bonato, che ci ha mostrato questo percorso personale, ma che è condiviso anche da altri musicisti. È un percorso personale che lo ha portato dal popolare verso il vocal pop. E passiamo ora invece a un musicista che ha una formazione, come diceva prima Federico Bonato, con cui ha collaborato, una formazione molto strutturata, compositore, organista, direttore di coro. Nico Sbetti è stato l'arrangiatore di questo progetto, ma l'abbiamo chiamato proprio per parlare. Arrangiare un brano, come diceva prima Elio Melchioni, rielaborare un qualcosa di esistente, che sia una melodia popolare o la canzone di musica leggera, di musica pop, ha un equilibrio all'interno che l'arrangiatore deve capire e decidere come muovere. L'arrangiamento deve essere, può essere innovativo, può completamente trasfigurare l'originale, oppure lo può imitare in tutto e per tutto, cercando il più possibile di essere vicino a quell'origine. E quindi si lavora sulla vocalità, si lavora sull'armonia, si lavora sul ritmo. E l'abbiamo chiamato proprio perché da questo progetto ci racconti un po' come lavora un arrangiatore. Nico Sbetti, grazie di essere qua. Grazie Lorenzo. Io dico brevemente che ho avuto la fortuna di avere quest'uomo alla mia destra come insegnante, e devo dire che lo ringrazio tantissimo per l'invito. Per me essere qui nella capitale europea e mondiale della coralità e in mezzo a tanti insigni maestri è un onore ed è anche un'enorme emozione. Allora, il mio intervento riguarda appunto che cosa si cambia e che cosa si può cambiare e che cosa si può tenere di un arrangiamento, che quindi il tasso di originalità che può esserci tra un... faccio partire il timer così ti evito problemi. All'interno della logica dell'arrangiamento. Allora, io devo partire col fatto che appunto è una cosa molto soggettiva, quindi parlerò appunto della mia esperienza agganciandomi a Federico con il disco che loro hanno realizzato. Allora, definisco l'arrangiamento, ho messo un'immagine così un po' simpatica. Quando mi viene chiesto che cos'è l'arrangiamento per me, io dico sempre che è come essere un sarto. Supponiamo che io dica: ok, mi piace tantissimo come è vestito oggi Lorenzo, e allora voglio assolutamente indossare quel vestito. Il problema è che lui è alto tipo il doppio di me, è un tantino più robusto, quindi se io mi metto il suo vestito risulta una specie di mutilato, al che ci vuole qualcuno che mi metta a posto il suo vestito e che riesca a calzarlo in cui io possa esprimere bellezza, quantomeno decenza, e non faccia ridere. E questo è il lavoro dell'arrangiatore, quindi deve conoscere una serie di cose. Nel nostro caso, conoscere il pezzo, conoscere chi lo suona e conoscere anche chi lo suonerà. A tal proposito, inizio domandandomi sempre delle cose. Che tipo di pezzo è che ho davanti? Che cosa mi colpisce? Quindi metto sempre me stesso, non per... immodestia, perché assolutamente non è questo, ma siccome è una cosa molto soggettiva e molto personale, che cos'è che mi
convince e non mi convince di questo pezzo e che cosa ne voglio fare. Come hanno giustamente detto i miei colleghi prima, di arrangiamenti ne esistono di mille tipi. Se io prendo un arrangiamento di musica popolare, posso prendere la melodia e trattarla in milioni di modi diversi. Nel caso di Federico, lui arriva e mi dice: ok, Nikos, mi piacerebbe che tu arrangiassi 10 brani di beat italiano per il nostro gruppo. Ora, voi sapete che nell'ambito del vocal pop noi non abbiamo una melodia sola, abbiamo un brano strutturato con tanto di armonia, di sezione ritmica, e quindi il brano ha già una sua fisionomia, non è una semplice melodia che io posso trattare in tutte le maniere, o comunque, certo, ho degli spazi di libertà, ma nel caso di un concept, beat italiano, io ho pensato, deve essere un omaggio, peraltro è una musica che io ho avuto anche l'occasione di suonare, e quindi per me è una musica per la quale io porto un enorme rispetto. Quindi, innanzitutto, che cos'è il beat? Noi sappiamo che è un genere inglese, è venuto fuori negli anni 60, e che grazie a gruppi come Beatles, come gli Who, come, non lo so, per citare, anche qualcosina di Rolling Stones o i Kings, è arrivato, ha fatto il giro del mondo ed ha imposto la logica della band contro, diciamo, quello che erano i solisti di prima, non so, tipo Elvis Presley, questi artisti del rock and roll. Arriva in Italia in che modo? Secondo me in due maniere. Da un lato, che la stragrande maggioranza sono cover, in cui c'è un paroliere italiano che mette, cuce un testo italiano addosso alle canzoni, a volte più riuscito, a volte meno, lasciando più o meno inalterata l'arrangiamento. In altri casi sentiamo dei gruppi che tentano di imitare lo stile, oppure degli artisti che diciamo creano una sorta di commistione tra la logica italiana della canzone tipo Sanremo, insomma la classica canzone italiana, con elementi del beat. Però che caratteristiche ha? È una musica fortemente ritmica, perché è pensata per una band, e spesso le sonorità sono volutamente aspre, acide, distorsioni nell'uso della chitarra, pensiate ai primi fuzz, queste cose qua, oppure voci anche sguaiate, come diceva prima Elide, non magari per ricerca del popolare, ma proprio per ricerca di un messaggio graffiante. Un gruppo vocale, insomma, innanzitutto ha una fisionomia diversa. L'estensione vocale di Alter Ego, che è un gruppo completamente maschile, è farla grossa a 3 ottave. Di una band, voi capite che è molto superiore. E più un gruppo maschile, ma un gruppo vocale in generale, non è che ha la possibilità di ricreare ogni tipo di sfumatura che invece magari in studio di registrazione io posso fare. Quindi devo cercare di incanalare un messaggio strumentale in un lavoro di tipo vocale. Non da poco anche le fonti. Adesso le recenti generazioni dispongono di internet, ci sono perfino tutorial che ti fanno vedere il chitarrista dove muove le mani per suonare. Quando ho iniziato io c'era la cassettina, avanti, indietro, usa l'orecchio e cerca di fare grosso modo quello che c'è su, perché e la musica che c'era era quella che c'era in casa, non c'era più o meno altro. Quindi il mio approccio è un pochino questo. Dicevo, io prendo un esempio, tutti voi conoscerete, immagino, questo pezzo. Se mi fai partire l'audio. Ok. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Eppure quasi fino a ieri. Ecco, oh, scusate, ho cambiato slide. Ne faccio prima un'analisi strutturale. Ci sono questi tre elementi. Noi abbiamo sentito, a parte l'intro, due, no? La parte della strofa, diciamo quella che ho chiamato variante o bridge, che è questa parte dove si inserisce questa sezione ritmica, e infine un ritornello, che è l'elemento un po' più melodico. Io sinceramente, appunto, per anche una forma di rispetto, anche perché se una struttura funziona, perché cambiarla?
ho lasciato la struttura invariata, mi si è posto un problema però. Il finale del pezzo è in fade out. Ora, un gruppo che comunque fa dell'attività live la sua arma più forte, creare un finale in fade out potrebbe essere un effetto interessante ma poco comodo. E allora, prima cosa, che cosa tengo? La struttura. Che cosa cambio? Cambio l'introduzione, ovvero mi convince relativamente poco, spero che si veda, questo si minore, la maggiore, il pezzo per chi ha l'orecchio assoluto non si scandalizza in re, però l'ho dovuto trasportare per esigenze appunto per adattarlo a un gruppo vocale maschile. Non mi convinceva così tanto, quindi mi sono preso la libertà di creare un'introduzione un po' più lunga, innanzitutto, di creare un giro armonico un po' più elaborato per due motivi. Il primo perché posso utilizzarlo come conclusione del brano, poi posso inserirlo come outro. E il secondo anche per permettere al gruppo vocale, che loro sono molto bravi, però quando gli faccio un giro armonico, cantano un giro armonico dove vengono messe in relazione le funzioni principali tonali, tipo tonica, sottodominante e dominante, è più facile che poi prendano bene l'intonazione e proseguano senza grossi problemi il loro lavoro live. Poi vedete, piccolo dettaglio, per esempio mi sono permesso anche di cambiare questa armonia, che al posto di questo famoso La maggiore io ho chiamato settima non alterata, ho messo i due linguaggi, quello degli accordoni da chitarrista da campeggio e quello da fine armonizzatore, no, che insomma giustamente qualcuno può sentirsi magari offeso se vede sigle da rock and roll, insomma, e questo che è invece un accordo di sottodominante. Quindi mi sono permesso dei cambi minimi, però non sono dei dettagli, perché creano magari delle tinte e delle cose che uno potrebbe anche trovare opportune. Io sinceramente, tra le cose che mi convincono o non mi convincono, mi chiedo sempre anche il tessuto armonico, mi piace? Ecco, e quindi qui elementi da tenere o da cambiare, alcune armonie, appunto abbiamo detto, il voicing. È chiaro che se io lo suono con una band, non so, tutta la parte di orchestra che c'è sotto, che all'epoca sarà stata registrata con un'orchestra vera, io magari uso una tastiera, ma ho un problema digitale, cioè metto giù un accordo, ma che io lo dia da cantare a un coro, voi tutti che siete direttori di coro, se il voicing, cioè la disposizione delle voci, la metto in una maniera o nell'altra, cambia parecchio. E quindi anche questo, su questo aspetto un arrangiatore deve stare molto attento. In più, il problema della ritmica. Allora, il nostro Federico, voi avete sentito nell'esempio che ha fatto prima di Sognando California, c'è una voce che imita la batteria, il cosiddetto vocal drum o beatbox. Di solito che lo fa è lui, però in questo brano lui mi dice: guarda che mi piacerebbe cantarlo, quindi ho il problema, chi mi fa la mia parte ritmica? Allora ho pensato, come posso supplire all'assenza di un vocal drummer, per così dire? Beh, ho pensato, aumento gli impulsi del basso, lo rendo un po' più movimentato, in più inserisco questa specie di ritmica un po' sincopata. Pure quasi fino a ieri mi chiamavi amore tu, eccetera, in modo da creare un pelino di ritmica anche senza il bisogno di questa batteria simulata sotto. Elementi da tenere: se voi avete sentito a un certo punto il baritono qui, quasi fino a ieri mi chiamavi amore, quella parte lì c'è, se voi ascoltate l'originale c'è un'orchestra che fa questa cosa. Questo era uno dei classici elementi, che cosa ti colpisce? A me era restato in testa sta cosa, ho detto la devo inserire. È una scelta assolutamente soggettiva, uno mi può dire ti sei alzato con che ti sei bevuto qualcosa di storto ieri, ma è proprio molto soggettiva questa cosa. A me piaceva e l'ho tenuta. Sotto ho messo una piccola cosa, contrappunto tecniche classiche a servizio. Come dice giustamente Lorenzo, un po' esagerando, l'ha detto Federico, a me è capitato di suonare sia in gruppi rock, in contesti di gruppi di musica leggera, così come in situazioni di musica classica.
però la lezione che ho imparato dalla musica classica è che bisogna andare a guardare a chi il coro lo sapeva usare, e torniamo alla musica del Cinquecento, cioè torniamo a Bach. Cioè, queste persone che avevano capito che una delle cose importanti è che le voci si sentano, tutte facciano parte di un contesto importante. La prima cosa che ci viene in mente della musica del Cinquecento è che ci sono le imitazioni, cioè ogni parte ha un ruolo e fa parte, diciamo, di un tutto che, dove tutto è tematico. E quindi se io do a una voce, a un cantore dei suoi, da tenere note lunghe come se fosse un trombone dall'inizio alla fine, probabilmente mi dirà, sì, guarda, il risultato non è male, però mi stufa un po', dopo un po' cantare sta roba. E allora ecco che magari l'inserimento di qualche piccolo elemento imitativo, qualcosa, acquista, per qualcuno può essere un accademismo, per l'amor di Dio, secondo me può dare una mano a creare spessore e a creare anche interesse in chi canta. Ecco, ok. Lise a confronto, Lorenzo mi chiede per il coro da camera di approntare una versione di questo arrangiamento per un progetto, si chiamava People, ovvero canzoni che parlassero di persone, e arrangiarlo per il coro da camera, che non è maschile, è un coro misto. Allora, che cosa ho cambiato? Era interessante perché ho fatto l'arrangiamento dell'arrangiamento. Che cosa ho cambiato? Essenzialmente ho tenuto più o meno le cose abbastanza simili. Ho tolto una voce, quella, diciamo, la parte che serviva meno. Poi nel ritornello, che cosa succedeva? Succedeva che normalmente in una logica di vocal group il solista più o meno deve essere lo stesso, perché io riconosco quel timbro e mi affeziono a quello. È un po' come succede nella musica pop. E allora a quel punto ho pensato, però in un coro non funziona proprio alla stessa maniera. Se io la linea base la do sempre al tenore, le altre voci un po' si rompono. E allora sul ritornello, anche per una questione di disposizione, se voi pensate un gruppo maschile devi scrivere molto stretto, un coro misto devi scrivere un po' più ampio, e quindi ho detto illumino un pochino il ritornello schiaffando la parte che era di Federico, questa qui, l'ho schiaffata sopra aggiungendo un reparto soprani, sdoppiando i soprani un po' come fanno gli autori americani, Randall Stroop, quando c'è bisogno sdoppio una sezione, e in questo modo ho conquistato un po' le regioni alte, altrimenti i soprani e contralti sarebbero dovuti sempre stare in cantina. Quando credi di aver fatto un buon lavoro, l'arrangiamento che avete sentito prima non è stato il primo. Io con grandissima soddisfazione inizio questo arrangiamento, faccio questa bella disposizione molto ampia dove sfrutto tutto il reparto, e poi la provo con loro, mi soddisfa un sacco, dico che sono stato un figo, salvo però non tenere conto che il povero solista voleva tagliarmi una gomma dell'auto, perché mi ha detto guarda che se mi mandi ancora più in su io, cioè, ti succede qualcosa di brutto, sì che ho dovuto ricalibrare tutto, quindi bisogna essere anche pronti a mettersi in discussione e dire ok, aspetta, allora abbassiamo di un tono, ovviamente questi bassi non li posso mandare in cantina, ho dovuto rimpastare tutto e fare anche qui un lavoro di adattamento su un'idea che magari era anche buona. Però bisogna essere sempre pronti, voglio dire, a modificare. Non credere che quello che scrivi è Vangelo, perché 90 su 100 fino a che non lo provi con il gruppo, vabbè, forse a meno che non ti chiami Johann Sebastian Bach o Johannes Brahms, è difficile, insomma, riuscire a beccare subito il target. Voicing e giochi di ruolo. Allora, voi avete sentito il ritornello, vado molto molto rapido. A un certo punto, questa canzone ha una caratteristica, che è questa modulazione da re bemolle a fa maggiore. Ho pensato di mettere in risalto, spostando per una volta la melodia dal solista alla voce superiore, al tenore 1, però creando, voi vedete che qui le voci sono distribuite così, c'è il basso che fa la sua linea, no? Un po' come un basso strumentale, no? Di qua c'è la melodia e sopra tenore 1, tenore 2 e baritono fanno una specie di accompagnamento, simulano un po' quello che potrebbe essere il lavoro di una tastiera, sempre ovviamente tenendo d'occhio il voicing, appunto, che le melodie siano cantabili, non fare salti strani, cose di questo tipo. Poi qui invece a un certo punto faccio partecipare tutti e tre alla melodia, in che modo? Creando una specie di, nella mia idea era così,
una specie di rimando alla psichedelia degli anni 60, tipo, non so se qualcuno conosce, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, dove usano questi accordi molto particolari, magari cantando 3-4 voci assieme e facendo andando in parallelo. Ve lo faccio ascoltare 3 secondi. Telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Eccetera. Ok, boh, fermate. Ecco, ultimo esempio che prendo, estate, quando si può farcire di più? Estate, per chi la conosce. Estate, sei calda come i baci che ho perduto. È un bellissimo brano di Bruno Martino dal sapore jazzistico. Qui c'è la spartita originale, qui ci si può muovere magari usando armonie un po' più dense, già le sue, se voi date un'occhiata spero che si veda, vedete che non sono accordi banali, qui c'è addirittura una sostituzione di tritono, ci sono delle cosine anche dal punto di vista della logica jazz già abbastanza raffinate. Allora io cosa ho fatto? Ho creato la solita introduzione che poi ho usato come conclusione, insomma ormai il trucchetto detto funziona, riutilizziamolo. Qui ho trasportato l'arrangiamento, sarebbe in questa tonalità improbabile, però diciamo che l'ho trasportato per comodità. Se qualcuno ha dimestichezza con le sigle jazz, vedete che ho aggiunto undicesime aumentate, none, settime maggiori. In questo brano si presta, in altri magari un po' meno, perché ne snaturi la struttura. Qui è una specie di standard jazz, quindi ci può stare. Ultimissima cosa che vi faccio sentire, solo o soli, torniamo al discorso di prima, ho una parte strumentale da far emergere, tipo un assolo. Che cosa faccio? Qui la scelta è stata questa. Nell'originale ci sarebbe l'orchestra d'archi che fa questo tema sotto, no? Con l'accompagnamento del gruppo. Io ho pensato, potremmo pensare a, sfruttando anche le qualità che la voce può imitare, tante cose, può fare a molteplici sfumature, simuliamo una tromba con la sordina wah wah e facciamo finta che ci sia un piccolo gruppo di 3 trombettisti che fanno una specie di assolo in armonia, però con che logica? Assolo più basso. Chi ha pratica dei gruppi degli anni 60-70 soprattutto, avete ascoltato i Cream o i Led Zeppelin, questi gruppi qua, quando facevano le soliste c'era privi della chitarra di supporto da studio, ovviamente dovevano fare assolo più basso e basta, era nuda e cruda così. Ho voluto ricreare una specie di idea di questo tipo, però mantenendo un profilo armonico dato dalle altre, dalle altre 2 trombe, tra virgolette, in maniera cioè che mi tenessero un po' di armonia. Odio l'estate. Eccetera, eccetera. Io so che è un argomento enorme, sono andato in frettissimo, ho cercato di stare dritto dritto nei tempi. Se avete qualcosina da chiedere o delle curiosità, sentitevi liberi di chiedermi, di scrivermi, vi fornirò anche le slide o quello che volete senza nessun problema. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Lorenzo, ringrazio grazie a Nico Sbetti. Grazie Nikos. Il lavoro di arrangiatore o di elaboratore è un lavoro molto interessante. Quando ho iniziato a studiare direzione di coro, noi eravamo tutti
Nell'ambito popolare no, ma nell'ambito della musica leggera, il vocal pop, collegati al repertorio inglese. Gli arrangiamenti arrivavano soltanto, gli arrangiamenti vocali, da single singers, king singers o gruppi di questo tipo. Per fortuna negli ultimi anni, negli ultimi diciamo 15 anni, Alessandro Cadario, lo stesso Lorenzo Fattambrini che è qui, Nico Sbetti e tanti altri compositori, si sono dedicati anche all'arrangiamento, molti anche direttori di coro che per creare un repertorio nuovo o per adattare il repertorio ai propri cori hanno iniziato ad arrangiare i brani. Quindi si sta creando un repertorio. La cosa interessante di questo progetto che hanno sviluppato Federico Bonato e Nico Sbetti è che ha toccato un repertorio che non si canta mai e che si sta perdendo anche proprio come esecuzione nella sua forma originale, e fare un progetto sul beat e quindi sulla musica italiana degli anni 60 credo molto interessante, anche perché è importante che anche il repertorio italiano, oltre che il quartetto Cetra, che ha un repertorio straordinario, possa essere rivalutato, altrimenti anche i nostri cori giovanili, i nostri cori misti continueranno a cantare soltanto il repertorio anglosassone, che ci ha già invaso comunque anche tutti gli ambiti, e sarebbe bene invece valorizzare anche l'ambito italiano, che spesso ha artisti, canzoni straordinarie che i cori possono cantare. In questa idea di passaggio dall'originale al popolare, al popolare reinventato, all'evoluzione, al tradire, al tradimento, al trasportare, qualche anno fa, ne parlo io perché non ne può parlare il diretto interessato che ora sto per invitare, è successo una situazione molto forte in Trentino, in un concorso di canto popolare, dove un coro ha vinto pur stravolgendo l'esecuzione classica, tradizionale di quel canto, perché era un canto tramandato ormai di esecuzione in esecuzione in un certo modo, e invece questo coro, che veniva da una tradizione vocale, musicale e culturale diversa, l'ha fatto in maniera diversa, l'ha fatto in maniera, non dico innovativa, altra. Il fatto che abbiano raggiunto un risultato importante ha poi fatto nascere un grosso dibattito se poteva vincere un coro stravolgendo così tanto l'esecuzione. E quindi abbiamo invitato il direttore di questo coro, che è qui da qualche giorno perché è un grande esperto di musica antica, ma è anche ha un coro maschile con cui lavora su De Victoria, ma anche su Mario Lanaro, su musica contemporanea e anche sul popolare, che è Maurizio Sacquegna, che non parlerà di questa cosa perché non te deve parlare, però ci racconterà il perché. Prego, un applauso a Maurizio. Ci racconterà il cammino, l'approccio che un coro, che ci sono molti cori in Italia popolari, maschili o anche femminili, che si avvicinano poi alla musica classica, al repertorio classico. Ad esempio un coro è La Rupe, ma tanti altri che sono partiti da coro popolare. E poi abbiamo qui anche Matteo Valbusa, anche il suo coro maschile, La Stella, è partito da coro maschile, ma poi ha fatto anche progetti da coro popolare, ma poi ha fatto progetti anche di canto di repertorio sacro o comunque classico. Ecco, qui invece abbiamo il percorso contrario, un coro che parte, comunque che fa tanti concorsi, che realizza progetti di musica antica, di Victoria, di musica spagnola, che però poi dopo viene portato a cantare anche la musica popolare. Cosa deve cercare e deve, cosa hai fatto, cosa avete cercato, e ce ne parla Maurizio Sacquegna. Buongiorno a tutti e di nuovo rinnovo i ringraziamenti alla Fondazione, al Maestro Donati e a tutti voi. E volevo iniziare molto brevemente, visto che il tempo è poco, comunque con una piccola riflessione che sarà utile per quello che dirò dopo, proprio sulle varie sfaccettature del canto popolare.
Abbiamo visto prima nel bellissimo intervento di Elide, abbiamo sentito delle cose particolari di musica di tradizione orale, che sono cose profondamente diverse in realtà da quelle di cui tratterò successivamente. Ma anche qua c'è un legame particolare con quella che è la cultura, chiamiamola molto tra virgolette classica. Quel canto delle mondine che abbiamo sentito prima, a tre voci mi sembra, dove c'era questo bordone, dove l'andamento era modale, dove queste voci avevano a volte degli urti di seconda anche paralleli in qualche momento, mi sembrava di aver sentito, io l'ho sentito la prima volta qui, e sono un chiaro riferimento al nostro più ancestrale passato, perché se qualcuno ha eseguito, ascoltato o solo visto insomma, i manoscritti degli organa intorno all'anno 1000-1100, quelli del Magnus Liber Organi di Leonen e Perotten, gli organi obliqui per esempio, che hanno sempre questi scontri di seconda molto affascinanti, e gli organa melismatici, che sono l'ultimo approdo, con la prassi del bordone sulla finalis del modo. Quindi questo ci fa capire quanto sia radicata questa cultura di tradizione. Non è, lo so che la pensate come me, però non è il canto d'austeria, o che anche quello comunque ha il suo fascino, soprattutto in certi momenti ovviamente, però ha una cultura radicata profondissima dal punto di vista formale e dal punto di vista vocale, perché queste voci così sparate, mi viene da dire, no? Così portate in avanti, però mostrano in sé una tecnica meravigliosa, perché sono canti di lavoro. E le mondine non è che facevano un brano e poi basta, si mettevano a ricogliere il riso, dovevano andare avanti 6, 8, 10 ore e non si stancavano, e avevano trovato una tecnica che le permettesse di continuare a cantare. Così come i due signori salentini, adesso mi sfugge il nome, Liucci, esatto, con questa tecnica che ricorda un po' il canto lirico, però anche lì a livello formale, anche questo è un canto di lavoro, mi pare di aver sentito, e quindi devono poterlo cantare a lungo. E a livello formale non saprei dire adesso perché dovrei riascoltarlo bene, però a livello vocale chiaramente questi signori hanno un esempio di quello che era il panorama culturale della loro epoca, ovvero le scuole cantorum di stampo ceciliano, perché la musica si ascoltava molto spesso nelle chiese, no? E dal punto di vista formale e vocale si cercava di prendere il meglio, spero di non aver interpretato male, però ho fatto anch'io degli studi di etnomusicologia e si è parlato spesso di queste cose. Ora, del canto di tradizione si possono fare diverse cose, lo studio di Alan Lomax è stato, fino ad ora, è ancora il più grande, insomma, fatto per quanto riguarda le musiche italiane. La raccolta di queste musiche consiste nella registrazione e nella conservazione, in qualche caso c'è anche un tentativo di trascrizione, perché ovviamente non è semplice. Un altro punto di vista invece che può interagire con queste musiche è quello della riarmonizzazione. E se pensiamo al repertorio, prima abbiamo sentito il coro Sat che cantava la Montanara, questo è un processo che ha investito tutto il Novecento per quanto riguarda i cori popolari, cioè il fatto di prendere melodie di tradizione orale, come erano nello status in cui sono state prese, perché chiaramente chissà che evoluzione hanno avuto, rivestirle di un'armonizzazione accademica, quindi evitando le quinte, evitando le ottave, insomma sappiamo, una costruzione anche semplice può essere in alcuni casi, sì, anche perché io sono due Nico Sbetti, anche tre, rivestirli di una veste accademica e poi riproporli a una compagine corale appositamente formata per poterli eseguire. Anche qui, se noi ascoltassimo le prime, ne parlavamo anche le altre sere, registrazioni della SAT o della SOSAT, l'impostazione di canto è molto diversa da quella di oggi. Anche qui riprende quello che è il mondo delle vecchie scuole cantorum, che erano veramente enormi, con solo i bambini maschi che cantavano, e questi tenori e bassi che cantavano con voce lirica anche i mottetti di Palestrina. C'è quella famosa registrazione del Sicut Servus fatto da Perosi in Cappella Sistina, che oggi sarebbe improponibile, invece ha un suo fascino perché ci riporta a un dato momento storico musicale. Questo poi è andato cambiando per quanto riguarda gran parte della cultura di questi cori, perché la vocalità è cambiata, è divenuta più chiara, è divenuta un po' più spinta,
molto affascinante, ovviamente, perché dico sempre che questi cori sono come dei compressori, cioè sono, sembra che non respirino mai, sono come il sommiere di un organo, non si esauriscono. Però nel contempo, arrivando agli anni 60, ci sono stati vari altri punti di riferimento. Sicuramente il coro SAT, come ben sappiamo, in Trentino, ma anche in Veneto, è stato un grandissimo punto di riferimento, lo è tuttora, addirittura non solo nel modo di cantare o nel repertorio, ma anche nel modo di vestirsi. No, i pantaloni alla zuava, i calzettoni da montagna, la camicia a quadri, addirittura con il direttore di fianco che canta assieme al coro e dà qualche gesto per poter indirizzare i suoi coristi. In Veneto, per esempio, da noi abbiamo avuto altri esempi dal fine degli anni 50 in poi, che erano i Crodaioli, questi con una vocalità ancora più sparata, non hanno cantato un piano, credo, per 30 anni. Impressionante, con questi tenori primi sempre rigorosamente in voce, che fanno note come la, si e continuano a tenerle, quindi anche voci particolari, perché nessuno reggerebbe queste parti, che sono diventati comunque un modello assieme al repertorio del loro maestro, che è tipico. Chiaro che qua c'è una differenza grossa, perché mentre la SAT si occupa di repertorio di tradizione riarmonizzato, non solo da Pigarelli inizialmente, poi insomma è venuto Pedrotti, anche Benedetti Michelangeli, il grande pianista, in tanti hanno scritto per la SAT. Beppi De Marzi invece non fa musica di tradizione riarmonizzata, fa un repertorio proprio, che non potrei neanche definire canto popolare, forse è divenuto oralità di ritorno, cioè musica d'autore che entra nella tradizione, pensiamo al Signore delle Cime, per dirne uno, no, ma è musica d'autore. E lui investe questo canto particolare di tutta la sua esperienza di musicista. Beppi ha suonato con i solisti veneti, il cembalo, il continuo per una vita, ha girato il mondo insieme a Scimone, e quindi questa esperienza come organista e come continuista e con l'orchestra ha formato quelli che sono i suoi brani. Quando uno canta De Marzi può cantare dei bassi ostinati, delle fughette, dei brani che ricordano gli organa paralleli, cos'altro, addirittura dei falsi bordoni rinascimentali, pensiamo a Gerusalemme, no? Uno dei suoi brani che ha avuto maggior successo, quindi diviene un esempio anche questo, sempre con queste vocalità caratteristiche particolari e sempre molto affascinanti. Negli anni però, perché non abbiamo inventato niente, chiaramente, pensiamo agli anni 70, abbiamo anche avuto un'esperienza molto interessante, che è quella del coro Valleugra di Mario Lanaro, che ha cominciato a distanziarsi dai repertori SAT e Crodaioli e poi anche al mitico repertorio di Gianni Malatesta, che credo che abbia scritto tanto quanto Bach ormai, perché ha armonizzato tutto e anche in maniera meravigliosa. Comincia a spostarsi su il lavoro di un altro etnomusicologo, direttore di coro, che è stato Paolo Bon, che ci ha lasciato pagine meravigliose col suo Monte Cesen, era il suo coro, e comincia una strada nuova, con un'impostazione diversa, con un'impostazione accademica del suono del coro. E questo ha fatto sì che il coro abbia avuto un grandissimo successo. Poi Mario si è fermato quando avrebbe voluto fare il passo di passare dalla musica popolare alla musica colta, musica sacra, insomma musica, chiamiamola sempre tra virgolette, classica, e non se l'è sentita. E io sono d'accordo, perché comunque non si può neanche fare violenza a un coro che ha una certa matrice, i cori vanno rispettati, soprattutto perché noi siamo come direttori al loro servizio, dobbiamo fare il nostro meglio per quelle che sono le loro intenzioni. Negli anni poi abbiamo avuto altri che hanno seguito questo esempio. Abbiamo parlato prima del coro La Stele e di Matteo Valbusa, che era un coro preesistente, giusto? Che lui ha preso in mano ormai da 20 anni, credo, e che ha trasformato proprio nell'ottica del suono, e eseguono tanto musica popolare quanto musica sacra, musica classica, musica d'autore, come mi parlava dei lead di Schubert che sta affrontando ultimamente. E quindi qua c'è un rapporto di dare e ricevere tra le due cose, no? Soprattutto la musica dei grandi autori, che è la base poi dell'armonizzazione del canto popolare che eseguiamo noi, risente tantissimo degli aspetti vocali e interpretativi della musica colta. Così per esempio ha fatto il coro La Rupe di Quincinetto, meraviglioso gruppo, e vicino a Schio, a Piovene Rocchette, c'era un coro che si chiamava Brentegnan,
che era un coro popolare, è arrivata Maria Dal Bianco e l'ha trasformato nel Cenobium vocale. Lì ha proprio cambiato completamente il repertorio, lì è passata la polifonia, ha detto solo una direttrice donna potrebbe andare da un coro maschile e fare così, comunque, meravigliosa. Gli ha detto, qua si fa così adesso, se volete benissimo, se no quella è la porta. Ecco. E però con i risultati che sappiamo, insomma, è un coro che ancora adesso fa scuola da questo punto di vista. Per quanto riguarda noi, il gruppo vocale 900 è un coro nato maschile nel 2003, e con lo scopo, proprio si è formato con lo scopo di eseguire la polifonia, e avendo, ho avuto la fortuna di avere sempre un discreto gruppo di controtenori e quindi di eseguire la polifonia con quelli che erano gli organici tipici delle cappelle musicali rinascimentali. Sappiamo che nelle grandi cattedrali le donne non potevano cantare, quindi avevano i fanciulli che facevano i soprani o qualche raro sopranista, erano rari anche allora, e contraltisti e poi tenori e bassi. Non è vero che le donne poi non cantavano, perché ci sono musiche apposta per i gruppi femminili, magari le facevano all'interno dei loro conventi, ma le polifonie per coro femminile esistono anche nel periodo rinascimentale. Ne ho le prove. e quindi questa è stata la nostra strada. Poi io ho una grandissima passione per, come ha detto il maestro Donati, per le polifonie iberiche, quindi per me De Victoria è come, insomma, mia morosa, come mia, considero, esatto, come un fratello. Victoria, Morales, Guerrero, poi il repertorio policorale, quando è possibile eseguirlo. Insomma, tutta questa strada per poter risentire queste musiche con il loro organico originale. Chiaramente non era un'operazione semplice, perché è un coro comunque amatoriale, che però credo di essere riuscito a instillare nei miei coristi quantomeno la passione per questo tipo di musica. Negli anni però, e tutti noi direttori lo sappiamo, non ci si può fermare. Ci vuole sempre qualcosa di nuovo, quindi prima abbiamo avuto un'apertura ad altre epoche storiche, insomma, considerato che sono io è già molto, vero Matteo? Ad altre epoche storiche, sempre per quanto riguarda la musica d'autore, quindi siamo approdati un po' al romanticismo, alla musica contemporanea, abbiamo lavorato molto anche col maestro Lanaro, che è stato citato prima, anche sulla musica d'autore, ci ha scritto un responsorio per coro maschile in movimento e anche altre cose, insomma, molto interessanti. E però io, da buon veneto, non potevo non tener conto di quello che è il retaggio di musica popolare della mia terra, no? Anche perché io avevo iniziato a 16 anni tentando di fare il direttore di coro, no, che adesso sia migliorata molto la situazione, però con il coro Piccola Baita di San Bonifacio, che era rimasto senza direttore, avevo 16 anni e mi sono messo lì a muovere le mani e ho conosciuto questo grandissimo repertorio e chiaramente mi è rimasto nel cuore e me ne sono innamorato. E ho detto, perché non proviamo anche noi ad eseguirlo? Ma vi garantisco, senza la pretesa di voler cambiare qualcosa, anche perché chi aveva fatto certe operazioni li ho già nominati, insomma, a partire da Lanaro e Matteo, il coro La Rupe e il Cenobium. Chiaramente il retaggio che noi avevamo dopo si è palesato all'interno anche della musica popolare. E non l'ho trovato questa una violenza nei confronti del repertorio, perché il repertorio è stato tradito una volta che è stato armonizzato in versione colta, quello di tradizione. Per non parlare della musica di ispirazione popolare, pensiamo al De Marzi, pensiamo anche a alcuni brani di Lanaro e di tanti altri, che quelli, vuol dire, col popolare non hanno niente a che fare. Come io eseguo un mottetto di Josquin, devo mettere la stessa prassi anche nell'eseguire Montagne e Val d'Autun o Le Roi Renault di Paolo Bon. E questo risultato ci ha dato grande soddisfazione, e ci ha fatto capire anche la grandezza di tanti musicisti che abbiamo avuto negli ultimi anni, che sono riusciti a trasformare veramente dei gioielli tante loro composizioni, musicisti che ho nominato poc'anzi. Ora vi farò sentire tre registrazioni, se ho tempo, e proprio sono registrazioni del concorso Pigarelli del 2017, quindi eravamo proprio in sessione di prova. Io non amo far sentire le registrazioni del mio coro, perché
spegnerei subito dal nervoso, perché come ogni direttore troviamo sempre qualcosa che non va o la registrazione che non va bene e così insomma, però giusto per far sentire. Allora, vi farò sentire inizialmente un brano proprio di Pigarelli, anche perché era d'obbligo il concorso, che è un brano di tradizione che si intitola Cerenno tre sorelle, un brano di tradizione laziale. Interrompo Maurizio. Questo poi è stato proprio, questa esecuzione è stata la pietra dello scandalo. Sì. Perché? Elide non ha capito perché. Perché noi eravamo a fare questo concorso ad Arco in Trentino. C'erano 24 cori iscritti e chiaramente la stragrande maggioranza portava in sé l'esempio, giustamente, a pieno diritto del coro SAT, cori molto bravi, peraltro, e il fatto che questa esecuzione avesse uno stampo più polifonico non è piaciuto, insomma. Però una volta che Pigarelli ti scrive un canone stretto sul tema di Cerenno tre sorelle e poi sotto, volgendo gli occhi, pom pom, che sembra il contrabbasso, e così, cioè, il danno è già stato fatto. Io ho solo cercato di interpretare con quelli che sono i miei mezzi le frasi che lui ha scritto. Sì. Ah no, sì, infatti abbiamo vinto. Lui ha vinto il primo premio. No, è che lo scandalo è stato perché era, no, come diciamo, come per questo è stato chiamato qui a parlare del popolare che cambia, cioè questa versione più classica di vocalità e di anche interpretazione polifonica del canone che però era scritto in partitura, lui l'ha vista con gli occhi di chi fa da anni il Rinascimento e quindi ha generato una... Cioè... Sì, qualcuno ha definito le voci lirico-classiche, non so cosa ci sia di lirico lì, però insomma, coi falsetti peraltro e così, però... diciamo, ecco, questo è stato il problema, perché siamo andati fuori dall'esempio madre, sostanzialmente. Però vabbè, io sono per la libertà, ovviamente, per cui... Anzi, l'anno prima al concorso Pigarelli aveva vinto il coro Cimatosa, di stampo chiaramente SAT, un coro meraviglioso, che io apprezzo tantissimo, perché oltre a portare in sé questo tipo di tradizione, tecnicamente sono anche bravi. Vi faccio un altro esempio, se ho tempo breve, magari mi dici. Sì, sì. Un brano francese, sempre un'armonizzazione di una musica francese di Andrea Mascagni, che anche lui è stato uno dei grandi armonizzatori del coro SAT. Anche questo, nella sua versione polifonica, sembra quasi una chanson del XV secolo, quasi, ovviamente. E per cui non potevo essere non portato a interpretarlo in un certo modo. Ecco qua. La polifonia all'interno, no? Si sentono subito le frasi orizzontali che ha creato per accompagnare la melodia, per arricchire la melodia. Sì.
utilizzato per la seconda strofa un quartetto. Spero di essere stato chiaro, insomma. Grazie Maurizio. Quello che ho tentato di esprimere. Grazie. Grazie Maurizio Sacquegna. Abbiamo accumulato un po' di ritardo, dobbiamo ricominciare alle 11, ricominciamo alle 11.15. La quarta sessione del convegno tratterà il tema del cori giovanili, repertorio, ricerca e studi per i giovani. Grazie, a tra poco.